Sarà lei il prossimo candidato sindaco a sfidare Gianni Di Pippa e la grande coalizione di Giovanni Gugliotti? Prima di ascoltare la risposta del dottor Simone Giungato, sarebbe meglio fare un passo indietro. Domenica 27 febbraio, nelle officine Mercato Comunale, è stato ufficialmente presentato il movimento Castellaneta 3.0, contenitore culturale ideato proprio dal dirigente medico dell'ospedale San Pio di Castellaneta, al quale hanno già aderito il poeta e scrittore castellanetano Edo Carella ed il dottore Cosimo Putignano, collega di Giungato ed ex presidente della Proloco Domenica Terrusi di Castellaneta. In una sala gremita e ricca di personalità appartenenti al mondo politico cittadino del presente e del recente passato, i tre protagonisti hanno illustrato il loro progetto culturale senza nascondere la possibilità che lo stesso possa convergere nel mondo della politica, puntando magari alle ormai prossime elezioni comunali. Sì, perché Giungato stesso non lo ha negato, politica e cultura spesso si fondono e l'una ha sempre bisogno dell'altra in una società civile e democratica come la nostra. A chi sui social lo ha ammonito etichettandolo come forestiero ha risposto tra gli applausi: abito in un bellissimo palazzo di 6 piani sito in via del Mercato 1. Questo palazzo si chiama Ospedale San Pio di Castellaneta. Nel suo discorso, ben imbeccato dal suo amico Putignano, da queste parti garanzia di cultura, Giungato ha tirato dritto a testa alta senza citare eventuali competitor e senza mai provocare. Credo che nessuno possa autocandidarsi, a parte qualcuno, vedo, è stata l'unica leggera stilettata diretta a nostro avviso al candidato PD Gianni Di Pippa. Ma tirando le somme, veniamo al dunque: cosa farà Giungato? Scenderà in campo? Si limiterà, per così dire, a fare cultura? Vedremo che cosa succede, nel senso che io, come tutti credo i professionisti nell'ambito della cultura, non si tirano indietro quando gli viene chiesto un servizio. Poi è chiaro che la politica e la cultura, secondo me, sono complementari. Mi aspetto di presentare un progetto che possa piacere a qualsiasi tipo di persona, a qualsiasi tipo di mentalità, che possa comunque far bene al Paese e possa essere un monito anche per la politica. I prossimi passi saranno sicuramente l'apertura delle iscrizioni e la condivisione dei progetti per scriverli, per parlare di cultura, di sociale, di turismo e parlare di come dare una mano alla comunità castellanetana e partire da qui per un grande e lungo progetto. Chi mi conosce sa benissimo che ovunque ci sia la parola cultura, Cosimo Putignano risponde sempre presente. Per cui ho deciso di aiutarlo, di affiancarlo, di condividere appunto questo progetto di rinascita. Qualcuno mi ha chiesto già se avessi io delle velleità politiche o se questo movimento culturale abbia una connotazione politica. Per quanto mi riguarda, ha una connotazione culturale. Qualcun altro già si sta divertendo sui social, non voglio fare polemica, ci mancherebbe, è una cosa forse anche divertente, perché i colori scelti per il simbolo, per l'associazione, se diventerà un'associazione, sono il bianco e il celeste. Sono stati scelti probabilmente a caso, forse perché non sono il rosso, non sono il nero, non ci sono altri simboli, se non quello della conchiglia di San Giacomo, che come è noto è il simbolo dei pellegrini. Noi siamo dei pellegrini, dobbiamo cominciare un percorso di pellegrinaggio, almeno questo è nelle intenzioni. Vedremo poi strada facendo quello che ci porterà appunto al Finisterre.